sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. In Italia ci sono cose che nessuno ti dirà, ci sono cose che nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità. Ed oggi ritorniamo sull'argomento distacchi di nuove acque. Sapete che c'erano stati questi utenti che avevano aderito alla campagna di obbedienza civile autoriducendosi la fattura del all'incirca 13% che corrisponde alla voce remunerazione del capitale investito, che è stato praticamente cancellato, almeno sarebbe stato cancellato, dall'esito referendario del 2011. Ci sono stati dei ricorsi, in particolare due famiglie hanno fatto ricorso al Tribunale di Arezzo e il Tribunale in tutti e due i casi ha dato torto a questi utenti e quindi ragione a Nuove Acque. E adesso noi siamo andati ad intervistare il Comitato Acqua Pubblica per fare due parole su queste sentenze che hanno fatto particolarmente discutere. Noi abbiamo assistito le famiglie nel senso che hanno rivendicato un diritto che la legge 221 norma per tutti i gestori. Le famiglie, di fronte a un distacco illegittimo, che ritengono e riteniamo illegittimo, perché è spropositato anche se per il fatto che una riduzione del 13% delle fatture, cioè dei pagamenti, non può legittimare nessun gestore a togliere l'acqua totalmente. E questo ha fatto sì che il legale che ha assistito i due utenti presentasse un ricorso d'urgenza che è stato esaminato da due giudici diversi del Tribunale di Arezzo. La valutazione è stata quella di respingere questi due ricorsi in quanto il motivo per cui sarebbe stato originato, diciamo, questo pericolo che avrebbero subito gli utenti di fronte a un distacco completo dell'acqua nel tempo, per aver poi invece ragione di fronte a un tribunale della non applicazione della legge, chiedevano di essere riallacciati. Il giudice ha ritenuto di invertire l'ordine delle cose da valutare, cioè ha valutato che il pericolo sarebbe stato quello di dover esporre i due utenti al pagamento di quello che hanno non pagato a Nuove Acque, quindi non era un pericolo vitale. Qui c'è stata un'interpretazione, diciamo così, strana da parte dei giudici. E ci domandiamo che cosa faranno queste famiglie che si sono viste respingere il ricorso da parte del Tribunale di Arezzo. E adesso una delle due famiglie, di fronte a un rifiuto, a un rigetto da parte del giudice, che era chiamato solo ed esclusivamente a valutare quello e non tanto la legittimità dell'autoriduzione che si stanno facendo. Su questo siamo fermamente convinti del fatto che i giudici si sarebbero dovuti limitare a decidere se era urgente o meno fargli riallacciare l'acqua. Però su questo una delle due famiglie ha già provveduto due giorni fa a pagare, depositando una dichiarazione di reclamo che hanno intenzione di fare una causa sul merito, cioè di vedersi il diritto riconosciuto, a vedersi garantito un quantitativo minimo di acqua, quindi un flusso ridotto, ma l'acqua me la devi lasciare. Questo hanno azionato una causa per questo, che sarà esaminata nel tempo con le serie di udienze che è previsto delle cause civili. L'altra famiglia invece, almeno ieri, era orientata a fare reclamo al Tribunale di Arezzo avverso quella decisione del giudice che gli ha rifiutato il riallaccio immediato. È tutto un nodo della questione questa legge del 2015 che vieta espressamente di staccare l'acqua, che è un bene essenziale, agli utenti che sono ufficialmente morosi. Quindi praticamente che cosa è successo? Nuove Acque considera morosi questi utenti che hanno aderito alla campagna di obbedienza civile e questi utenti non si considerano morosi e il tribunale non li ha considerati
atti morosi, cioè ha detto sì, esiste questa legge, però tu non hai pagato perché non puoi, ma perché non vuoi. E qui sta appunto tutto l'inghippo della situazione, davvero molto molto ingarbugliata. Allora, sì, è questo, è sorprendente, perché se il gestore mi considera moroso, allora mi stacca l'acqua perché sono moroso, c'è una legge che dice che non me la può staccare, mi sembrava ovvio che un giudice avrebbe dovuto dire a nuove acque di riallacciare e poi discutere semmai del merito della morosità. Invece qui sono stati sovvertiti gli ordini delle cose, adesso è stato rifiutato, ma come dire che quello non è moroso. Ma nuove acque, allora, ancor più illegittimamente ha staccato questi famiglie, quindi risponderà sicuramente in un giudizio che i due utenti stanno portando avanti per vedersi riconosciuto quel diritto e con tanto di risarcimento. Questo è chiaro. E il comitato Acqua Pubblica va avanti deciso, perché ha perso una battaglia ma non la guerra. Certamente, noi non siamo affatto, diciamo, siamo solo amareggiati di quello che è successo da un punto di vista giuridico in questo momento, però siamo certi che un giudice riconoscerà i danni e il risarcimento a questi utenti. Restate con noi a tra poco per la seconda parte di Sportello Reclami. Fanno molto discutere queste sentenze con le quali il Tribunale di Arezzo ha respinto i ricorsi di due utenti che avevano aderito alla campagna di obbedienza civile autoriducendosi le fatture di nuove acque del 13% e che si erano visti slacciare, quindi bloccare l'utenza. Ma fa molto rumore anche la nomina di un esponente di Forza Italia nel CDA di Nuove Acque. Questo nuovo incarico, cioè la nuova persona incaricata a cui è stato inserito nel CDA di Nuove Acque dimostra che la politica si è già messa d'accordo, cioè il centro-destra con il centro-sinistra, e noi abbiamo già fatto delle scommesse all'interno del comitato, delle previsioni, e siamo tutti concordi sul fatto che questo è l'inizio di un accordo già stipulato per prolungare la gestione di Nuove Acque, cioè la destra e la sinistra sono già d'accordo per prolungarla, cosa che per noi è proprio quella la soluzione più negativa che ci possa essere. Non a caso nell'ultimo comunicato stampa di Nuove Acque ci hanno definito come clienti, non ci nominano come cittadini, nemmeno come utenti, ma come clienti. E poi c'è stata questa uscita da parte di una deputata del Partito Democratico che in aula ha dichiarato che l'acqua non è un bene comune. Allora, non mi sento né uomo di sinistra né uomo di destra. In questa battaglia sull'acqua è un aspetto, alla base ci sta l'etica, cioè quando l'acqua viene considerata come un bene economico, di natura economico, è quello che succede ad Arezzo, cioè il servizio, la gestione dell'acqua viene considerata per fare profitto alla fine, e questo non va bene né per la destra né per la sinistra, quindi purtroppo i nostri politici anche a livello nazionale, deputati eccetera, ancora non hanno ben la cognizione chiara del problema. Quelli del Comitato Acqua Pubblica di Arezzo sono particolarmente critici nei confronti del sindaco Ghinelli, che in campagna elettorale nei loro confronti aveva fatto altre promesse. Sì, noi abbiamo partecipato a degli incontri sia con il Ghinelli che con l'assessore che ha la delega all'acqua. Ci siamo impegnati, abbiamo approfondito, abbiamo fatto vedere il nostro punto di vista e quello che noi ritenevamo utile fare per il bene dei cittadini, ma dopo questi mesi, dopo le elezioni appunto che ci sono state, il resoconto è negativo, nel senso che anche Ghinelli è come tutto il resto, nel senso che non fa nulla per i cittadini. È tutto anche per oggi, amici e amiche, grazie per essere stati in nostra compagnia. Un abbraccio a tutti, alla prossima.
Nessuno ti darà. Sei nato e morto qua, nato nel paese delle mezze verità.